Il GP5 del KZR Championship, campionato nazionale di rental karting due tempi, si presenta come un'autentica rivoluzione. È la tappa più a nord della penisola italiana, con le Dolomiti del Trentino Alto Adige che accolgono a valle l'Ala Karting Circuit in provincia di Trento, ma conta soprattutto l'implementazione tecnica che porta la Next Generation Tricolore ad un importante upgrade. Dopo le prime quattro tappe con motori quattro tempi Briggs Stratton World Formula, la Demo Race, società promotrice della National Series, sceglie la tappa di Ala come trampolino di lancio dei nuovi kart formato racing, con i due tempi Rotax Mini che indirizzano il KZR verso un boost di tecnica e velocità. Con questo presupposto, ad Ala giungono sei giovanissimi piloti animati da curiosità ed adrenalina, tra cui favoriti Mirko Graziani e Gianmarco Varini, oltre ai già noti Giovanni Barone, Luigi Manfredi e Francesco Contaldo, con anche la wild card e unica quota rosa del gruppo Emma Romeo. Tra questi, due turni di prove cronometrate contribuiscono a completare una fase di qualifiche che segue le aspettative nonostante le novità motoristiche. Lo specialista Mirko Graziani è infatti il più veloce di tutti, riuscendo a piazzare la pole position già con il best lap delle Q1. Il tempo di 53 secondi e 483 millesimi non viene scalfito nemmeno dal crono del leader di campionato Gianmarco Varini di due decimi più alto, e dunque il vice campione in carica guida la testa del gruppo già a partire da gara 1. Il numero 16 si dimostra in splendida forma e non sembra avere punti deboli, mentalizzato anche dalla voglia di recuperare lo zero per guasto tecnico a Cassano. Graziani riesce infatti addirittura a scendere sul 53-4 e migliorare così il suo record personale, conducendo una gara impeccabile che non mette mai in discussione il suo primato. Varini resta quindi in seconda posizione, mentre Barone, Manfredi e Contaldo si sfidano per l'ultimo posto sul podio. Il numero 10 prova a passare all'interno ma sbaglia il tempo di inserimento e condiziona un contatto con Barone, per cui la direzione gara sanziona 5 secondi di penalità. L'episodio chiaramente favorisce Contaldo, che si assicura la terza piazza dietro Varini e Graziani, primo all'arrivo. Le posizioni si cristallizzano ancora di più durante gara 2, dove si ravviva la bagarre per il terzo posto, ma non cambiano invece gli scenari al vertice. Graziani riparte in testa e non lascia mai lo spiraglio aperto agli avversari, scappando verso una doppietta giornaliera con cui reagisce alla sfortuna di Cassano e riapre la lotta al campionato. Sono felicissimo, non me l'aspettavo di fare la pole. Quando sono partito primo, il secondo giro nella curva 1, ho preso il cordolo e lì ho avuto un po' di preoccupazioni perché pensavo che fosse andato giù un musetto. Quando ho visto che ho distaccato Gianmarco, ho cominciato ad andare un po' più calmo. Sono partito, c'era Gianmarco dietro, che i primi 5 giri era sempre lì dietro e non riuscivo a tirarmelo via. Dopo un po', ho visto che ho cominciato ad andare via, e allora lì mi sono un po' tranquillizzato e non guardavo più dietro, perché ormai sapevo che Gianmarco era un po' di curva indietro, e sì, sono andato a vincere. Alle spalle del Veneto si riconferma Varini, mentre terzo non è più Contaldo ma Giovanni Barone, che sfrutta il duello tra il numero 7 e Manfredi per passare. Per il campano tuttavia non è sufficiente il terzo posto in gara 2 per salire sul podio di Ala, che invece chiama per appena un punto in più proprio Francesco Contaldo, un passo indietro rispetto a Gianmarco Varini e Mirko Graziani per la terza volta vincitore di manifestazione. La classifica di campionato a questo punto si restringe, con i compagni del GP Racing che si avvicinano nettamente nell'attesa degli scarti previsti da regolamento e del prossimo round del 2023 in programma il 26 e 27 agosto al Cremona Karting Circuit del capoluogo lombardo, location del GP6, dove proprio lo scorso anno la Next Gen incoronò il proprio campione.